Raga, buongiorno. Oggi il nostro video inizia così. Sono le 7:30 del mattino, è il 18 di marzo e ci sono la bellezza di 3 gradi. Siamo davanti a casa del Fede, lo stiamo aspettando ed è in ritardo perché oggi super, super, super escursione, raga. Se mi chiedessero cosa voglio fare da grande, risponderei voglio fare come Federico. Eccola qua la nostra influencer! Travel blogger! Prima di scalare il Monte Everest non potevamo non far colazione, o no? Guardate la faccia di chi ha capito tutto nella vita. E guardate il percorso che faremo fare a Nicola. È un viaggio infinito. Sembra quasi di arrivare in Terronia. Stai dicendo, siamo già arrivati, nì. 2 ore di macchina, ragazzi. Dalle 7:30 siamo partiti. Ma che mistero. Guardate che giornattina. Va qua, va qua. Tra poco vi diremo dove stiamo andando, anche se l'avete quasi letto dal titolo. Raga, abbiamo parcheggiato, ora ci stiamo avviando. E voi vi chiederete dove? Ci stiamo avviando verso l'Appennino Pizzo Calabro. Ah no, Fede, dov'è che stiamo andando? Pizzo Calabro. Pizzo Calabro? O Pizzoccolo? Stiamo per scalare il buon Monte Pizzoccolo, detto anche l'Everest Pizzo del Calabro. Calabro oppure l'Everest del Lago di Garda. Raga, sono le ore 10:08 e siamo partiti. Go! Raga, siamo partiti da mezz'ora e io sono morto. Sono bagnato fradicio. Davanti a me c'ho Federico con le racchette che sembra mio nonno. E qua è infinita la cosa perché siamo partiti da 30 minuti e mancano solo 2 ore e 20 per arrivare manco alla cima. L'Everest, la punta dell'Everest è ancora lontana. Wow! Intanto che andiamo su, raga, vi spiego quello che dovrebbe essere il programmino della giornata. Allora, noi siamo partiti dal parcheggio, ok? E adesso la prima nostra tappa sarà il rifugio. Il rifugio, mi sembra rifugio Pirlo, una cosa del genere, poi dopo comunque vi spiego, vi faccio vedere quando arriviamo. Da lì ci saranno altri 400 metri, dopo pranzo chiaramente, che andremo a fare per arrivare alla punta. Poi una volta arrivati alla punta ce la godiamo un attimino e dovremmo ritornare giù. Teoricamente per ora verso le 6, le 7. Raga, voi non potete capire quanto è stata ripida e soprattutto quanto è ancora ripida. Fatica, fatica. Sono morto. Vai. Raga, piccolo problema, qua il rifugio è in alto e noi stiamo continuando a scendere. C'è la paura che qualcuno abbia sbagliato. Ta 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 ta. Qua pazzesco, nice. Valsa la pena di queste 3 ore e mezza di camminata. Sì, avrei voluto un po' più panoramico, Nick. Vabbè, ma su in cima. Il lago si vede. No. Raga, diamo priorità alle cose importanti. Bene, raga, dopo la sosta al rifugio
si riparte, nonostante ci sia il sole, siano solo le 2:45 del pomeriggio, c'è un'arietta tagliente, io sono in pantaloncini corti e con la giacca da snow, cioè c'è veramente freschino, eh? I ragazzi sono pronti, adesso ci aspettano, dopo 3 ore e passa di camminata ci aspettano altre, dicono 1:20, adesso faccio partire l'orologio. Vedete, in tanti si possono chiedere, ma perché uno fa queste escursioni qua, che fai una fatica allucinante, è caldo e freddo, è freddo, caldo, è salita e discesa, ma alla fine lo fai un po' come per le esplorazioni, no? Per l'urbex, vedere roba nuova che non hai mai visto, conoscere posti nuovi, come quando uno lo fa per viaggiare. In più, la cosa bella è che puoi condividere quello che è un ricordo, un'emozione con degli amici e magari, chissà, tra qualche anno sedersi, riguardare il video oppure ritornare a parlare di vecchi tempi e ricordarsi di quel giorno che hai scalato Monte Pizzoccolo. Raga, Rudari, postazione artiglieria italiana, anno 1915, da qua sparavano, guardate qua. Raga, naturalmente, come è successo a Punta Larice, anche venendo in qua, come vedete ci sono tantissime cose per l'esercito italiano. Guardate qua che casetta, che postazione. Stavo morendo. Raga, qua si va sempre più in alto, eh. Eccoci, raga. Siamo praticamente arrivati. Ah, sono in cima. Guardate qua che meraviglia. Raga, sembra incredibile, sembra impossibile, ma ci siamo arrivati. Siamo sul monte Pizzoccolo, raga, ce l'abbiamo fatta, siamo fottutissimamente a 1600 metri di altezza, guardate qua che roba. Ma cosa c'è qua? Wow! Guardate qua, raga. Guardate qua. Ah, le persone che ci sono salite. Meraviglia! Guardate, è una chiesa praticamente. Quindi, fine delle riprese. Qua si sta tornando, siamo già partiti da un quarto d'ora buono. Qui c'è la Cre e Fede, ci vediamo giù, eh? Fate i bravi. Hola raga, purtroppo non è stato possibile concludere l'esplorazione salutandovi con il Fede Lacri perché ci si sono scaricati tutti i cellulari. Voglio darvi giusto qualche informazione su quella che è stata la giornata. Allora, noi abbiamo parcheggiato a Toscolano Maderno. In tutto l'escursione è durata dalle 10 del mattino fino alle 7 di sera, ok?
come vedete dal percorso, dall'immagine che vi ho messo, sono in tutto circa una ventina di chilometri e di sforzo sono circa 7 ore. Quindi diciamo che è un'escursione fattibile, non è nulla di impossibile, però insomma è abbastanza faticosa. Siamo partiti appunto da Toscolano Maderno, che è il parcheggio, che è a circa 600 metri, ok? Siamo arrivati al rifugio Pirlo, che è attorno ai 1100 metri, invece la punta di Monte Pizzoccolo è a 1581 metri, raga. Quindi, insomma, sono bei numeri, né? Scriveteci nei commenti se avete qualche escursione che volete che facciamo, io il Fede, la Cri, oppure magari anche a Isham, che gli piace, che noi lo facciamo ben volentieri. Vi ricordo, mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale che è gratuito e attivate la campanellina, raga, in modo che così nel momento in cui io butto fuori un post, uno shorts o un video, voi lo sapete, potete andare a visualizzare i contenuti. Buona giornata, raga, ciao a tutti.